Proseguiamo con gli incontri di questa domenica pomeriggio. Non prima di ricordarvi, per motivi di sicurezza, di non lasciare zaini, borse e simili abbandonati nelle sale degli incontri e di invitarvi a partecipare alle due iniziative di partecipazione che trovate allo stand di FBK, Climb, un viaggio collettivo e sostenibile, virtuale, da Trento a Wuxi in Cina, oltre 10.000 km per dimostrare che è possibile muoversi in maniera sostenibile. Tag Cloud, la seconda iniziativa per raccogliere le parole chiave di questo evento, di questi 4 giorni di interventi, e riassumerli questa sera in una nuvola di concetti capace di riassumere i principali argomenti trattati. Chiamo sul palco ora le relatrici che vedo già qua al mio fianco: Samuela Cagliari del Muse, Natalina Mosna dell'UNICEF, Anna Pedrotti del Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Trento. Parliamo di cultura e benessere, una sinergia virtuosa dai primi anni di vita. Dialogheremo nei prossimi minuti per capire su quanto la cultura, l'ambiente, il contesto possano influenzare la crescita smart dei bambini e delle bambine nella primissima infanzia. A voi la parola. Grazie. E beh, adesso, visto che abbiamo questo folto pubblico, chi rimane deve assolutamente giocare con noi, perché abbiamo preparato un sondaggio per capire qual era la percezione che avevate rispetto a questo argomento. Innanzitutto noi ci presentiamo, io sono Samuela Cagliari, lavoro al Muse e mi occupo appunto delle attività per la prima infanzia al Muse. Alla mia destra abbiamo Anna Pedrotti, pediatra della Provincia Autonoma di Trento del Dipartimento Salute, alla mia sinistra Natalina Mosna dell'UNICEF. Innanzitutto è interessante questa triade che unisce interessi per raggiungere obiettivi sicuramente più evoluti, e poi nel dettaglio spiegheremo perché. Noi parleremo di sviluppo precoce del bambino e quindi di interventi precoci a favore proprio della crescita del bambino. Vediamo come. Allora, come vi dicevo, abbiamo pensato di iniziare con un sondaggio. Sono 3 domande che utilizzano questo sistema che si chiama CAUT. Allora, vi prego, 1, 2, 3, 4, 5... se volete potete anche farla per alzata di mano, però è talmente divertente questa applicazione che vi spiego come fare. Allora, andate sulla rete, ovviamente, digitate caut.it, come si scrive lo vedete nello schermo. Potete partecipare anche voi due. Dobbiamo avere lo smartphone, ovviamente. E quando vi siete collegati, scrivete il numero del codice che vedete qua sullo schermo, quindi 55 6 4 6 8 5. Vedo che qualcuno sta provando, quindi dovete inventarvi un nickname o mettere il vostro nome. Adesso aspettiamo che vi linkate a questa pagina. Dovrebbe essere semplicissimo. Ce l'avete fatta? Sì. Oh, finalmente. 4, 4, dai, 5, 5, dai, vedo Katia che dice lo farò anch'io, allora aspettiamo 30 secondi. Adesso noi faremo 3 domande per appunto andare a sondare qual è appunto la vostra percezione su alcuni argomenti. Non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate, l'idea è proprio quella che vi esprimiate, e vi chiediamo di dare una sola risposta, quella che si avvicina di più al vostro modo di pensare. Allora, io direi di andare avanti. E adesso vi faccio le domande. La prima è questa: le esperienze vissute nei primi 1000 giorni di vita hanno ricadute sullo sviluppo cognitivo? No, i bambini non ricordano esperienze avute da piccolissimi. Sì, aiutano a sviluppare competenze e acquisirne nuove. No, le competenze cognitive si sviluppano più tardi. Sì, fin da neonato il bambino cerca attivamente l'interazione. Avete 40 secondi per rispondere, due di voi hanno già risposto, tre. La pagina si toglie fin quando non rispondete tutti, eravate 6, spero che... Ah, abbiamo già un ritiro, no signora. Ah.
Ah, va bene, dai, ok, mi raccomando, collaborate perché la cooperazione è la base dello sviluppo. Sempre, quella sempre. Ok, allora, avete tutti risposto? No, tutti. Molti, 4, sì, fin da neonato il bambino cerca attivamente l'interazione, e 2 di voi hanno detto no, le competenze cognitive si sviluppano più tardi. Poi, grazie appunto alle colleghe, andremo a fondo di questa domanda. Passerei alla seconda, che è questa. Avete mai pensato di visitare e frequentare un museo con un bambino o una bambina di pochi mesi? Sì, perché interessa a me e quindi lo porto con me. Sì, ma è difficile conciliare le sue esigenze con la visita. No, spesso non ci sono esperienze adatte a bambini piccoli. Non so, non ci ho mai pensato. Vediamo i 6 coraggiosi giocatori di Kahoot. Cosa hanno risposto? 5, perché appunto abbiamo avuto... Allora, 6, tutti. 7. Allora, avete risposto, sì perché interessa a me, quindi lo porto con me, al pari con non so, non ci ho mai pensato. Oggi forse riceverete qualche spunto per pensarci. Passiamo alla prossima domanda. Considerate l'utilizzo precoce, anche prima dei 2 anni, dei nuovi mezzi di comunicazione, da sostenere come opportunità per lo sviluppo del bambino, da evitare in quanto rischio per lo sviluppo del bambino, un rischio e un'opportunità allo stesso tempo. Vediamo come rispondete a questa. Un rischio e un'opportunità allo stesso tempo. Stravince sulle altre, per quanto stravince con 7... Non è una gran vittoria, però nel nostro caso varranno le percentuali. Adesso, per come abbiamo pensato questo veloce intervento, innanzitutto volevamo condividere che vi daremo solo degli spunti di riflessione rispetto alle domande che abbiamo fatto, e quindi partirei con la collega appunto Anna Pedrotti, pediatra, che lavora presso il Dipartimento Salute della Provincia Autonoma di Trento, per approfondire un pochino almeno questi concetti che abbiamo trattato. Quindi lascio a te, Anna, e chiedo di mettere il primo PowerPoint. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Quanti di voi hanno bambini in generale? Uno? Gli altri niente? Fantastico, bene. Sì? Ok? Qua c'è un'altra famiglia con bambini. Benissimo. Allora, abbiamo pochissimo tempo per trattare questo argomento, che in realtà è molto complesso, ma ci premeva solo lasciarvi qualche spunto di riflessione alla luce di quello che la scienza, le evidenze scientifiche ci hanno portato su questo argomento negli ultimi anni. Come vedete nella slide, una volta pensavamo che lo sviluppo del cervello fosse predeterminato solo su base genetica. Oggi, in base alle neuroscienze, in base agli studi di psicologia, di pedagogia e di neurologia, sappiamo quanto lo sviluppo del cervello dipende non solo dal geneticamente quello che è i geni, e quindi come il bambino è già nasce ed è da neonato, ma anche come interagisce questo bambino con l'ambiente, e soprattutto nelle primi mesi e primi anni di vita. Si dice adesso che siamo geneticamente determinati per apprendere dall'ambiente. Una volta pensavamo, e questo era il motivo di una delle domande, che quello che accade nei primi 2-3 anni di vita ha effetti limitati, perché i bambini piccoli non ricordano le esperienze avute da piccoli. Adesso sappiamo quanto le esperienze precoci hanno effetti importanti sul cervello e sulla modulazione del comportamento. Una volta pensavamo che il bambino fosse un recettore passivo, oggi sappiamo che il bambino fin da piccolo gioca un ruolo attivo nell'interazione con i genitori, e molti di voi hanno anche risposto in questo senso. Questa ti fa vedere la risposta se vuoi. Sì, no, meglio di no. Ok, torno. Si può togliere? Vado avanti io. Ok. Questa è un'immagine bidimensionale del cervello di un bambino. Che differenza vedete tra la prima immagine e l'ultima? Un bambino dalla nascita ai 2 anni di vita. Vedete, le cellule che compongono il cervello, i neuroni, non rimangono numericamente diverse. Quello che cambia moltissimo sono le connessioni tra queste cellule.
le sinapsi. E quindi nei primi anni di vita si genera un maggior numero di sinapsi, di connessioni, le basi di quella rete neurale da cui dipendono poi le abilità, le competenze del bambino. Una volta si pensava che i bambini non ricordassero le esperienze avute prima della nascita, adesso sappiamo che i bambini ricordano. Questa è un'immagine di un cervello con risonanza e magnetica funzionale, dove vedete nella prima immagine come il cervello del neonato si attiva molto di più in risposta allo stimolo della voce della mamma. Voce della mamma che ha già sentito quando era in utero, perché adesso sappiamo che già i feti sentono, già a partire dai 5-6 mesi di vita i bambini hanno uno sviluppo uditivo paragonabile a quello del bambino più grande e dell'adulto, quindi sentono chiaramente attutito perché sono nella pancia della mamma, ma sentono i rumori dell'ambiente che li circonda, tant'è vero che questo studio dimostra che sentono, ma anche che ricordano a distanza. Tutto questo perché è importante? Perché quello che il bambino, se facciamo l'esempio della voce della mamma sentita in utero, sentita nelle letture precoci fin da piccolo, dipende, quindi determina quello che è lo sviluppo della rete neuronale, quindi quelle che sono le competenze del bambino. Qua vedete l'effetto della lettura ad alta voce sul vocabolario del bambino, di due gruppi di bambini, uno sottoposto a un intervento di lettura precoce fin dai primi mesi di vita e l'altro no, e vedete quanta differenza c'è nelle competenze di linguaggio, la colonna blu dei bambini sottoposti all'intervento, qua parliamo di bambini di 4-5 anni di vita rispetto ai bambini non sottoposti a questi intervento. Quindi semplicemente la lettura ad alta voce, sentire la voce della mamma che interagisce, parla con il bambino fin da feto, quindi quando ancora in utero, nei primi mesi di vita, ha degli effetti a distanza. Qua vedete gli effetti a livello prescolastico, ma questi effetti ci sono altrettanti studi che li misurano a distanza. Li misura a distanza fino ai 15, 16, 18, 20 anni di età. Ormai abbiamo anche degli studi significativi a lungo termine. Questo è negli Stati Uniti, ma gli stessi studi li abbiamo anche in Europa e li abbiamo anche in Italia. Uno dice, vabbè, questa cosa qui è importante, sì, però abbiamo è una cosa che si sviluppa, una delle domande era anche là. No, in realtà adesso quello che sappiamo, qua vedete semplicemente in questo grafico, come le capacità uditive, la prima curva, si sviluppano quando le capacità uditive e visive, particolarmente nei primi mesi di vita, nei primi 12 mesi di vita. Quindi è un periodo particolare questo dei 1000 giorni. Quindi gravidanza, nascita e primi 2 anni di vita del bambino, c'è il massimo delle potenzialità di sviluppo delle reti neurali. Quindi quello che avviene in questo periodo è particolarmente importante perché pone le basi dello sviluppo del bambino. E perché è particolarmente importante? Perché sono effetti che perdurano a distanza. Qua vedete nel grafico, adesso vi faccio semplicemente vedere come bambini che nascono con un patrimonio genetico svantaggiato, questo è il quoziente intellettivo di bambini di 22 mesi d'età, a seconda degli stimoli ambientali che ricevono, possono o no recuperare un gap iniziale di svantaggio, a seconda del contesto familiare, delle esperienze cui sono sottoposti. Bambini che appartengono a famiglie fortunate di livello socio-economico elevato hanno la possibilità di recuperare a distanza, qua parliamo di bambini di 10 anni, rispetto a bambini invece che appartengono a famiglie più svantaggiate. Allora capite quanto è importante l'ambiente in cui cresce un bambino, se è un ambiente che sostiene le competenze innate del bambino, quelle geneticamente determinate o meno, e capite quanto è importante gli interventi che possiamo fare tutti insieme per determinare le opportunità che ha questo bambino di sviluppare al massimo il suo potenziale di salute e di sviluppo. Non sono solo le parole. Il bambino interagisce con i genitori attraverso chiaramente il contatto, lo sguardo, la voce, il suono. Il bambino gioca un ruolo attivo in tutto questo. Era una delle domande. Il bambino nasce competente fin da neonato, quindi cerca l'interazione con la mamma, con il papà, riconosce la voce della mamma e attivamente, soprattutto nei primi anni di vita, si pongono le basi, dicevamo, per lo sviluppo futuro del bambino.
E allora, se ci preoccupiamo del benessere dei nostri bambini, come possiamo insieme nutrire la mente e favorire lo sviluppo non solo cognitivo, emotivo, sociale dei nostri bambini, offrendo insieme buone pratiche che sappiamo hanno effetto sullo sviluppo del bambino? Quali sono, ne parlerà Natalina, la lettura ad alta voce, il contatto e il gioco con i genitori, il massaggio, l'alimentazione sana, naturale, responsiva, sono esempi di buone pratiche che possiamo non solo chiaramente come professionisti della salute, ma insieme nella comunità offrire ai nostri bambini. Ai nostri bambini insieme ai loro genitori, perché sono opportunità che offriamo alle famiglie, per tutti i bambini e per tutti i genitori, soprattutto quelli che nascono in famiglie più svantaggiate. E insieme significa offrire opportunità per i bambini più svantaggiati di recuperare quel gap che dicevamo all'inizio, affinché possano, nel momento in cui vanno a scuola, crescono, essere al meglio del loro potenziale competenze cognitive, socio-emotive, relazionali. Pochissimo tempo, quindi questi 1000 giorni sono importantissimi, quindi gravidanza, nascita e primi 2 anni della vita del bambino sono una finestra d'opportunità notevole. E in questo adesso passo la parola a Samuela, che vi racconterà come il MUSE, che ha colto pienamente le potenzialità di questi 1000 giorni, ha offerto progetti per sostenere, progetti di buone pratiche per sostenere questo. Quindi vediamo che cosa fa il MUSE per inserirsi in questa catena virtuosa. Innanzitutto è fondamentale ricordarsi che solo insieme, dove c'è una comunità smart veramente, è possibile inserirsi a largo spettro nella crescita dei bambini. Quindi la società, la comunità deve riuscire a collaborare, a creare sinergie come quelle che vedete oggi qui su questo tavolo, diciamo, per proprio riuscire ad arrivare al risultato, in modo tale che insieme ci si possa aiutare. Questo credo che sia fondamentale. Ma vediamo come avete risposto e quindi recuperiamo le domande che vi ho fatto all'inizio per vedere proprio qual è la vostra percezione relativamente al fatto di frequentare i musei, le istituzioni culturali, quindi non solo il MUSE, con i bambini veramente nei primi giorni di vita, 1000 giorni di vita. Allora, avete visto, insomma, le risposte alla pari sono: non so, non ci ho mai pensato, forse perché non avete bambini piccoli e quindi non solo come dalla parte dei genitori, ma anche proprio come opportunità di accompagnare bambini piccoli, e l'altra sì, perché interessa a me e quindi lo porto con me. Allora, andiamo avanti, Katia, con il PowerPoint. Questo è interessante perché capita spesso, cioè la frequentazione dei musei, delle istituzioni culturali con i bambini piccoli avviene non tanto per portare i bambini di pochi mesi, sto parlando, in un ambiente dove siamo sicuri di trovare qualcosa per loro, ma la scelta viene fatta dai grandi, appunto dagli adulti accompagnatori, e poi si arriva a frequentare appunto l'istituzione culturale. Capite quindi che la percezione e la forma mentis che abbiamo in maniera generalizzata è quella di pensare: con un bambino di 3 mesi non vado a visitare un museo, perché a meno che non interessa a me, altrimenti farei fatica. E come mi hanno insegnato bene Anna e Natalina, le prime cose sono il momento dell'accoglienza, cioè quando si arriva all'interno di un'istituzione culturale, di un museo, con dei bambini piccoli bisogna trovare delle comodità. Chi è mamma e ha i bambini piccoli qui sa che ci sono un sacco di cose da portarsi dietro, c'è bisogno di cambiare il bimbo, il parcheggio deve essere comodo, girare nei musei coi passeggini se non sono sbarierati non è semplice, eccetera. Quindi la prima cosa da fare per noi istituzioni culturali è quindi offrire dei servizi di accoglienza all'altezza delle esigenze. Dopodiché anche all'interno si possono fare un sacco di cose. Qua ho portato questa foto intanto per riprendere i concetti che ha raccontato benissimo Anna rispetto a quello che influisce l'ambiente. Noi abbiamo al momento una mostra sul genoma umano e all'uscita della mostra capite veramente dal punto di vista scientifico in modo approfondito che cosa vuol dire incidere dal punto di vista ambientale sui nostri geni. E quindi una comunità smart deve prendersi cura anche della crescita dei bambini nei primi 1000 giorni di vita. Quindi, tornando a noi, a che età frequentare i musei?
con questi accorgimenti che vi ho detto fin da piccolissimi. E perché? Lo ha spiegato Anna, perché va a incidere sul loro corredo genetico in maniera positiva, e quindi se si hanno esperienze positive nei primi 1000 giorni di vita, questo permetterà di fare una vita migliore, e anche i musei possono contribuire. Se riesco adesso ad andare avanti qua. E vabbè, il museo immagino che lo conoscete, se non lo conoscete il nostro invito è di venirlo a visitare. E per quanto riguarda le politiche di accoglienza rispetto a un target di bambini piccolissimi, il museo si è mosso in maniera specifica in questo modo. Innanzitutto, tutti i giorni della settimana, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 11, non è necessario pagare il biglietto d'ingresso al museo per frequentarlo, ma solo i 2 euro per entrare in questi spazi dedicati ai bambini piccolissimi, dove la relazione adulto-bambino è al centro di qualsiasi tipo di esperienza. Quindi un posto dove non è che c'è del materiale adatto ai bambini e non adatto o magari superato dal punto di vista degli adulti, ma un posto dove sia l'adulto sia il bambino può trovare delle curiosità e del proprio pane per i propri denti. Questo spazio per i bambini piccolissimi si chiama Maxio, vedete una foto dello spazio dove la tecnologia è inserita, poi Natalina ci farà una specifica, è lo stesso, una specifica sulla tecnologia. Quindi è una tecnologia che c'è ma non si vede, è uno spazio tutto sensorizzato dove è possibile entrare e sperimentare attraverso i sensi anche grazie alla tecnologia. Quindi la tecnologia non è che toglie la relazione adulto-bambino, semplicemente la favorisce in alcuni casi e la valorizza. Questa è un'altra sala all'interno sempre di quello spazio, tra l'altro particolarmente adatta anche al pubblico dei non udenti, perché attraverso la vibrazione mette in sistema le pareti sensoriali. Cosa facciamo al Muse per il target dei bambini? Sono davvero 1000 cose. Io oggi ovviamente non ho il tempo di raccontarvi tutto, qui ne vedete solo alcune. La cosa fondamentale è che rispetto all'obiettivo principale, che è quello per quanto riguarda le istituzioni culturali, di trasferire appunto contenuti e conoscenza, tutte le attività fatte per il target sui primi 1000 giorni di vita lavorano sulla relazione adulto-bambino e si propongono di andare così a seminare delle sinapsi che poi in futuro potranno crescere in maniera autonoma. Quindi l'idea è proprio quella di vivere l'istituzione culturale più e più volte, quindi non limitarsi di venire una volta, di usufruire di tutti questi pacchetti appunto di tariffazione agevolata per entrare all'interno del museo, per ogni volta scoprire qualcosa in più. La differenza di questi spazi dal resto del museo è che se il museo si rivolge diciamo ai cittadini, ma anche e soprattutto se vogliamo per la dimensione turistica, questi spazi per i bambini nei primi giorni di vita si rivolgono specificatamente per il nostro territorio, perché difficilmente uno dall'America verrà apposta a visitare il Muse per vedere lo spazio dedicato ai bambini appunto di pochi mesi di vita. Quindi il mio invito è quello di venire, sperimentarlo più volte e ogni volta scoprire qualcosa di diverso, per fare in modo che la frequentazione delle istituzioni culturali possa rientrare nella quotidianità delle persone. Questo è alla base di un futuro migliore, di una comunità smart che deve fare rete fra tutte le istituzioni culturali e le opportunità di sviluppo per i bambini, fra cui quindi anche tutte le attività fatte proprio per i bambini piccolissimi sul territorio, in modo tale da poter inserire anche la frequentazione dei musei in una frequentazione quotidiana. Il mio auspicio è che quando i ragazzi diventeranno grandi possano dire: che cosa facciamo oggi? È talmente normale andare al museo che fra le 1000 cose che possono fare dicono: beh, oggi sai che c'è? Andiamo al Muse, sai che c'è? Andiamo al Mart, per visitarlo e viverlo proprio come uno spazio che fa parte del loro quotidiano. Vi lascio con quest'ultima slide, che è un po' un riassunto di tutto quello che abbiamo detto e che poi approfondirà in ultima battuta la collega Natalina, che una comunità smart secondo noi deve veramente centrarsi su questi 3 grandi vertici per permettere davvero a un futuro migliore
verso veramente i posteri, nel senso, se vogliamo generazioni future che possano vivere in un benessere diciamo al massimo livello, fin da ora dobbiamo cercare di creare una catena virtuosa di collaborazioni per permettere davvero di costruire delle esperienze importanti fin nei primi 1000 giorni di vita. Passo la parola quindi a Natalina, che conclude il nostro intervento. Grazie, buonasera a tutti. E noi partiamo dai diritti dei minori in ambienti digitali, che sono entrati prepotentemente nel discorso dei diritti dei bambini, visto che nascono immersi in un mondo mobile, non più nativi digitali, ma mobile born, nati con a disposizione dei dispositivi mobili che si portano ovunque. E quindi andiamo a vedere un pochino cosa vuol dire un uso consapevole di questi mezzi per i bambini piccoli. Scusate. Allora, ci ha detto la dottoressa Pedrotti che nei primi 2 anni di vita il cervello è estremamente plastico e nel bene e nel male i bambini raccolgono tutti gli stimoli ambientali che gli vengono proposti. Quindi è estremamente importante misurare l'uso delle tecnologie in questi primi 2 anni. Voi avete risposto che sono sia un rischio che un'opportunità per la maggior parte a quella che era stata la domanda. Certo, ma quando diventano una vera opportunità le tecnologie digitali? Diventano un'opportunità se vengono utilizzate all'età giusta e se vengono utilizzate nel modo giusto, per poco tempo, e anche se la qualità delle applicazioni che vengono offerte è una buona qualità. Questa è una delle sfide che attende gli sviluppatori, perché scarsa qualità delle applicazioni significa anche poi un passaggio ai bambini di nozioni e di contenuti di scarsa qualità, un po' come tutte le cose. Ma le evidenze però che sono state raccolte fino adesso con le prime ricerche dimostrano che i benefici in realtà sono molto limitati. Pertanto, veniamo a quali sono i rischi maggiori che trovano i bambini nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Prima di tutto è il tempo, che viene sottratto ad attività molto più interessanti e molto più importanti per i bambini. Quindi la lettura, Anna prima ci ha parlato tantissimo di che cosa significa ad esempio la lettura ad alta voce per l'acquisizione del linguaggio, per l'acquisizione di una confidenza con la mamma, quando comincia ancora a leggere al bambino nei primi mesi della gravidanza. E poi l'interazione verbale. Stiamo già misurando come i bambini stanno perdendo capacità di linguaggio perché i genitori utilizzano troppo i mezzi digitali anziché interloquire con i loro bambini. Una mamma che è sempre sul cellulare per postare su Facebook i video del bambino non parla col bambino e quindi comunica meno la capacità di linguaggio, oppure lo sviluppo cognitivo. E quindi tutti questi rischi sono ormai assolutamente provati. Stessa cosa per quelli che sono anche i rischi fisici. L'immobilità dei bambini davanti ai mezzi tecnologici, alle nuove tecnologie, determina tutta una serie di rischi che vanno dall'obesità, che è la prima misura, ma poi che vanno a determinare anche una minore salute, bontà di salute, diciamo, per quelli che sono gli anni successivi. Quindi, ogni cosa ha il suo tempo. E Daniele Novara, che è un esperto di educazione, di risoluzione di conflitti, dice che prima dei 3 anni un bambino necessita di sviluppare competenze interagendo con l'ambiente attraverso esperienze sensoriali che utilizzano tutti i 5 sensi. Il tablet e lo smartphone non utilizzano tutti i 5 sensi. Pensate a quante pubblicazioni, ad esempio, ci sono per i bambini adesso che riportano anche la capacità di trasmissione del sensoriale, gli animali con il pelo, il liscio, il ruvido, cioè tutte pubblicazioni fatte, libri fatti, pensati per riuscire a trasmettere, oltre alla mamma che racconta la storia, oltre al bambino che vede, anche proprio le sensazioni sensoriali per acquisire competenze. Un tablet è freddo, è liscio e la voce che ne esce è semplicemente meccanica. Quindi perde tutto quello che è anche
il coinvolgimento emotivo. Stessa cosa la raccomanda l'Accademia Americana di Pediatria, che, viste tutte le evidenze ormai provate, sconsiglia assolutamente l'utilizzo delle nuove tecnologie sotto i 18 mesi e consiglia di selezionare le applicazioni in seguito e limitare l'uso fino ai 5 anni di vita, fino al massimo a un'ora al giorno, cose che credo nessuna famiglia da noi faccia, cioè un'ora è proprio il minimo. Quindi il primo consiglio che viene dato è limitare il tempo che i bambini passano davanti agli schermi ed evitarne l'uso sotto i 2 anni. Le altre buone pratiche genitoriali, naturalmente i figli ci osservano, qui si è impostata male la mail, e apprendono dal nostro esempio. Quindi limitare l'utilizzo di tecnologie digitali in presenza dei bambini. Inutile sgridare i bambini che utilizzano le nuove tecnologie se noi siamo sempre collegati al nostro smartphone e utilizziamo continuamente il tablet per controllare i nuovi video, i giornali, la posta del lavoro, la posta degli amici, andiamo su Telegram, insomma è inutile poi lamentarci che i bambini fanno la stessa cosa. Preservare l'identità digitale dei propri figli. L'identità digitale è tutto quello che di una persona finisce su internet. Ci sono genitori che postano fin dalla nascita le foto dei propri bambini e ogni momento della vita di questi bambini viene esposto non solo agli amici più cari che una volta venivano a casa, ma a tutti quelli che poi accedono a Facebook, accedono alle loro foto. Ci sono anche ormai più cause vinte dai ragazzi che hanno denunciato i genitori per questa cosa. Quindi, oppure ci sono cause che in caso di divorzio, di separazione, decidono l'affidamento dei figli in base anche a questo tipo di esposizione dei figli sui nuovi social. Queste sono cose da tenere assolutamente presente. Un figlio che arriva a 16 anni, 17 e che non vuole assolutamente avere sul Facebook dei genitori le foto, quello che ha combinato negli anni precedenti, arriva anche a denunciare i genitori. Ci sono più esempi sia in Italia che all'estero. Non utilizzare le tecnologie digitali per far star buoni i bambini. Come una volta si diceva della televisione, la stessa cosa funziona per le televisioni. Ecco, quindi condividere piuttosto il piacere di altre attività, la lettura, il gioco, l'esperienza musicale. Pensate ad esempio a quanto è importante la musica. Anche la musica, insomma, rientrerà fra le attività e le uscite, l'aria aperta, il muoversi, il giocare fuori. E infine scegliere programmi, videogiochi ed app di qualità. Qui si diceva è tutta una sfida aperta per gli sviluppatori, però ci stanno lavorando. Detto questo, non sono le nuove tecnologie, chiaramente sono una grossissima opportunità per i ragazzi. Il problema è utilizzare questi primi 1000 giorni di vita per dar loro tutta una serie di competenze da utilizzare poi, ma gliele possiamo dare benissimo senza utilizzare le nuove tecnologie. Quindi, compiti a casa per tutti. Alberto Vigliani è il presidente dell'Associazione Pediatri e lui dice semplicemente: forse è ragionevole chiedersi, ha senso dare in mano a un bambino un tablet? È ragionevole che un bimbo di 2 anni ci stia davanti per 2-3 ore? Non credo necessiti letteratura emerita, ma è il buon senso che deve prevalere. Noi sappiamo benissimo che il buon senso è una cosa personale e ognuno ha il suo, che spesso non collima con quelli che sono gli interessi del bambino. Quindi il lavoro che è da fare non è lasciare tutto al buon senso dei genitori, ma è proprio fare un grande lavoro di rete che sostenga tutti i genitori, tutti gli educatori in questa che è un diritto dei bambini. Cioè imparare ad utilizzare le nuove tecnologie per il proprio sviluppo e per il bene della comunità. Ecco, vi lascio con le ultime cose, un grazie. E se vi interessa, c'è sul sito del Centro Salute Bambini di Trieste una bellissima ricerca fatta su un campione di 1700 famiglie sull'utilizzo delle nuove tecnologie. La potete trovare, scaricare, è importantissima, è un bellissimo sito che potete andarvi a vedere. E invece tutte le foto vengono dal rapporto UNICEF del 2017 di quest'anno, che è proprio dedicato
ai bambini, ai figli dell'era digitale e che racconta, come avrete visto dalle foto, quello che succede in tutto il mondo utilizzando questi mezzi di informazione e di comunicazione. Grazie. 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 Noi abbiamo terminato il nostro piccolo speech. Non so se avete delle domande, delle curiosità. Allora, se non ce ne sono, io vi dico questo, che noi siamo pochi, ma come mi piace sempre dire, pochi ma buoni. Se ognuno di voi porta a casa un piccolo seme, anche nell'epoca del digitale il passaparola è quello che funziona di più di tutto. E quindi siamo 10, se ognuno di voi porta un piccolo seme da qualche altra parte e la catena va avanti così, magari fra 10 anni la frequentazione delle istituzioni culturali e la catena virtuosa di collaborazione farà parte del know-how consolidato, come adesso fumare in un locale pubblico ci fa impazzire. Se pensiamo a 20 anni fa era normalissimo, fra 20 anni ci auspichiamo tutti che sia davvero così, quindi per tutti un mondo migliore. Grazie mille, arrivederci. Grazie a voi.